Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova attualmente ad affrontare un compito di notevole importanza, riguardante una questione che ha tenuto l'opinione pubblica italiana in sospeso per oltre 15 anni, le tasse ecclesiastiche. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Nel quadro dei temi scottanti da affrontare, le tasse rappresentano una vera sfida, sia per i comuni cittadini che per le istituzioni religiose. Oggi, è impossibile separare l'ambito religioso dalla sfera fiscale, e l'argomento delle presunte imposte non pagate dalla Chiesa è tornato a far rumore. In un periodo politico così movimentato, sia a livello nazionale che internazionale, la questione delle tasse ecclesiastiche è al centro dell'attenzione, soprattutto tra le testate di cronaca ed economia. La notizia di una possibile maxi stangata alla Chiesa sta facendo molto rumore, con i vescovi che hanno esposto le loro preoccupazioni attraverso una lettera inviata alle eccellenze della Conferenza Episcopale Italiana CEI. La lettera è stata firmata dal segretario generale della CEI, Giuseppe Baturi. Ma qual è il motivo di tale preoccupazione nell'ambito ecclesiastico? Le preoccupazioni emergono dal contenuto della lettera, che rivela come molti enti ecclesiastici abbiano ricevuto notifiche relative a un provvedimento della Commissione europea, adottato lo scorso 3 marzo. Questo provvedimento riguarda il recupero degli aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili IMU tra il 2006 e il 2011. Il dispositivo parla di un recupero immediato e definitivo di tali aiuti, un provvedimento drastico che la Commissione europea ha richiesto al governo italiano. Le motivazioni di questa richiesta sono state ampiamente documentate, e la segreteria generale della CEI sta monitorando da vicino la situazione, fornendo indicazioni nei prossimi giorni. La questione delle tasse ecclesiastiche è destinata a rimanere al centro del dibattito politico e sociale nei prossimi tempi, con implicazioni significative per le finanze delle istituzioni religiose in Italia. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.